Mi sento di fare due riflessioni. Innanzitutto, la storia di Cosa Nostra è fatta di corsi e ricorsi, di momenti in cui l'organizzazione ha scelto il basso profilo, abbandonando la strategia stragista, e di momenti in cui improvvisamente l'ha ripristinata quella strategia. Quindi non si può mai escludere un ritorno ad una strategia di attacco frontale allo Stato con omicidi eccellenti. Certo che sono minacce che comunque provengono da un soggetto che con sentenza ormai passata in giudicato è stato ritenuto il principale responsabile delle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, delle stragi del Continente del 93, dell'omicidio del giudice Saetta, del giudice Chinnici e di tanti altri. Quindi io credo che bisognerebbe tutti, non certo soltanto io, soltanto i miei colleghi che seguono il procedimento trattativa, riflettere sul perché di queste esternazioni e cercare di capire che cosa c'è dietro. Questo è lo sforzo che deve fare l'antimafia in questo momento. Non ho mai pensato di lasciare Palermo, di lasciare l'ufficio, neppure in questi giorni. Siamo abituati come magistrati che seguono da anni indagini antimafia alla possibilità delle minacce, dei momenti di difficoltà. Certamente continuerò a lavorare e a cercare di dare il mio contributo per la ricerca della verità. In questa come in altre occasioni ho avvertito attorno a me, intorno ai miei colleghi, tanta solidarietà da parte di tanti cittadini, soprattutto tanti giovani, tanti cittadini semplici, tanti operai, tante persone comuni. Ed è una solidarietà che fa piacere perché muove dalla constatazione che tanta gente segue il lavoro della magistratura con una vera sete di verità e di giustizia. È una solidarietà che conforta e che alcune volte stride con la constatazione che questa solidarietà alcune volte non viene in maniera così sincera ed evidente espressa dalle istituzioni politiche. Io ho fiducia nelle istituzioni che sono deputate alla mia protezione, soprattutto ho una grande fiducia e una profonda gratitudine nei confronti dei carabinieri che da anni mi scortano con assoluta dedizione e professionalità. Io spero che altrettanta attenzione venga prestata anche alla situazione dei miei colleghi che si occupano del processo insieme a me, al dottore Tartaglia, al dottore Del Bene, al dottore Teresi, e credo che non si debbano ripetere più gli errori che sono stati fatti anche nel 1992 e anche prima, quando molti magistrati sono stati uccisi anche grazie al disinteresse delle istituzioni che dovevano proteggere quei magistrati. Molto spesso magistrati sono stati non solo abbandonati a loro stessi, ma anche isolati e delegittimati prima di essere uccisi.